Io sono Angelo Lettera, coordinatore del movimento Sant'Arpino al Centro. Oggi abbiamo chiesto la piazza per farci una chiacchierata con voi. Abbiamo chiesto la piazza come momento di confronto con i cittadini, ma soprattutto di processo informativo nei confronti dei cittadini. Siamo a quasi 4-5 mesi dalla competizione elettorale svolta. Siamo opposizione al Comune di Sant'Arpino, opposizione nuova, opposizione innovativa, opposizione responsabile. Io rappresento un gruppo di amici, consiglieri comunali, ex consiglieri comunali, dirigenti, amici, sostenitori, che hanno una precisa idea della politica locale. In questo momento storico siamo opposizione, lo ripeto, siamo opposizione, ma opposizione ritengo intelligente. Il Consiglio Comunale di Sant'Arpino è così composto: c'è una maggioranza guidata dal sindaco dell'Aversano, c'è un'opposizione guidata dal capogruppo di Sant'Arpino al Centro, il Pidio Maisto, consigliere comunale Imma Quattromani e Pina Drea, e poi c'è un'altra opposizione targata Alleanza Democratica che vede il capogruppo Yolanda Boeri. Dall'inizio della consiliatura ci siamo sforzati di avere un atteggiamento, ci sforzeremo sempre di averlo, serio, costruttivo, collaborativo, ma nello stesso momento duro e vigile. Ebbene, oggi ci incontriamo per esaminare un po' la situazione politica locale, i processi decisionali che ci sono stati fino adesso da parte di questa amministrazione. Però prima di andare nel merito degli argomenti è doveroso da parte nostra rivolgere un pensiero a quanto accaduto venerdì nella tarda mattinata, dove purtroppo un evento atmosferico ha inginocchiato il paese. Nella fattispecie ci sono stati danni ingenti al cimitero, addirittura come fatto notare dal nostro amico Roberto Iavarone, c'è stata una lesione strutturale del campanile della chiesa di San Francesco di Paola. Insomma, anche oggi il mio taglio sarà proprio in virtù anche del momento storico, ancora di più serio, ancora di più sensibile, ancora di più ci sforzeremo di essere collaborativi, di essere comunità. In questi momenti storici, dove ci sono dei problemi seri, a prescindere dalle posizioni politiche, bisogna fare quadrato tutti insieme. Allora lanciamo già un appello all'amministrazione, alla parrocchia della chiesa di Sant'Arpino: a noi le campane piacciono, quindi non appena, dicevo, saranno accertati i danni in maniera analitica, la nostra proposta è quella subito di promuovere una raccolta fondi tra i professionisti, gli imprenditori, i cittadini sant'arpinesi per una immediata ricostruzione del cimitero, che voglio dire sta a cuore a ciascun sant'arpinese. Proprio nello spirito collaborativo che stamattina ci deve caratterizzare, non solo stamattina, io voglio fare una riflessione di carattere generale. Allora, le elezioni sono finite, io già in campagna elettorale sostenevo che bisognava
andare avanti, bisogna tirare una linea. Noi non ci appassionano i ragionamenti prima, dopo, la colpa è di chi c'è stato, la colpa è di chi ci sarà, è troppo facile. Invece io sono di un'altra opinione. Noi dobbiamo mettere al centro Sant'Arpino e del nostro proprio movimento, ma al centro Sant'Arpino e Sant'Arpinesi. Le contrapposizioni, le risse, chi ha colpa, chi non aveva colpa, non ci appartengono, non ci appassionano. Vediamo che dobbiamo fare, vediamo di fare fatti per i cittadini sant'arpinesi, vediamo di dare risposte che si meritano, perché come giustamente gli amministratori chiedono oggi sacrifici, ovviamente ai cittadini, ovviamente dobbiamo dare anche risposte giuste, sensate, costruttive, perché se i cittadini vedono continue risse, continue contrapposizioni, continui ping pong, non ci credono nella politica locale, già sono amareggiati per quanto riguarda la politica nazionale, figuriamoci se si appassionano alle risse locali. A tal proposito, quindi, rinnovo, perché questo è lo spirito di stamane, se non si è capito, il nostro movimento politico, che è fatto di persone che amano, come ovviamente anche gli altri movimenti, fatto di persone che amano il proprio paese, responsabili del proprio paese, vogliono dare risposte. Non confondiamo i ruoli, chiariamolo. Noi siamo opposizione, saremo opposizione vigile e costruttiva. Ad oggi l'amministrazione sembra sorda a questo atteggiamento. L'amministrazione, non lo so, per scelta politica, per scelta strategica, dice che è colpa delle vecchie amministrazioni. Io personalmente in quell'amministrazione precedente c'ero per 6 mesi, poi ho preso le distanze. Nel mio movimento politico ci sono vecchi amministratori, vecchi oppositori, giovani promesse della politica, amici, sostenitori. Abbiamo tirato una linea, per cortesia, da domani non vogliamo sentire il solito leitmotiv che è colpa di chi c'è stato prima, perché oggi i cittadini vogliono le risposte. Noi abbiamo chiesto un consiglio comunale aperto a questa amministrazione, cioè vale a dire un consiglio comunale che riguarda, dà la possibilità a tutti i cittadini di partecipare e dire la loro. Questa esperienza l'abbiamo fatta quando Di Santo era ai domiciliari, per intenderci, ero capogruppo della maggioranza, l'opposizione dell'epoca chiese un consiglio comunale aperto e ci confrontammo. Oggi noi abbiamo chiesto, per la precisione in data 23 settembre a mezzo PEC, un consiglio comunale aperto per confrontarci su delle problematiche serie che affliggono la comunità, vale a dire la tassazione esagerata e la multiservizio. Credo che meritano questi due argomenti un confronto pacato, serio, aspro ma costruttivo, dove ci sia la presenza di tutti i cittadini, di tutte le parti politiche, di tutte le associazioni che insistono sul territorio, affinché dicano la loro. Poi decidete voi, ci mancherebbe altro, voi siete amministrazione. Però cominciamo dall'IAP. Questa amministrazione si è candidata sulla scia di un comitato anti-IAP, anti-tasse, dove si è detto che non si dovevano pagare, i ruoli suppletivi erano illegittimi, le spese di notifica erano esagerate. Io non voglio soffiare sul fuoco perché, ripeto, il nostro atteggiamento è costruttivo. Io dico solo una cosa. Ho letto un manifesto dove gli antichi latini, io lo dico sempre questo, excusatio non petita, accusatio manifesta. Io mi scuso, però è colpa di chi c'era prima. Ma ai cittadini che cosa interessa questo? In questo manifesto sta scritto, guardate, i cittadini arrivano 3 tributi, 3 annualità di tributi, 2013, 14 e 15, tutti insieme, compresi i suppletivi, tutti insieme. Guardate che non è colpa nostra, sono stati degli scellerati precedenti, vedete che dobbiamo fare, rimbocchiamoci le maniche, siete delle persone responsabili, pagate, perché il comune è in dissesto strutturale, in deficit, in default, se no ce ne dobbiamo andare a casa. Va bene, distinguiamo, noi non siamo una parte di opposizione che dice va bene, però se tu chiedi e dici tutte queste cose, alla fine ci devi pure dire perché ti prendi lo stipendio. Lo stipendio ve lo dovete prendere, a me non interessa, però i cittadini vanno salvaguardati.
Magari invece di mettere sui manifesti gli stipendi vostri, che sono legittimi, credo anch'io che in un processo democratico oggi chi fa l'amministratore deve essere pagato perché si prende delle responsabilità, magari io invito loro a pubblicare la dichiarazione dei redditi loro, così vediamo chi come amministratore dà un qualcosa in più al comune o chi sta sulle spalle del comune. Questa è una chiosa per farvi capire come noi intendiamo essere costruttivi e collaborativi, senza polemiche di bassa lega. Uno se fa un'idea, se tiene uno stipendio mensile che è dovuto solo all'assessorato, evidentemente ci piace fare l'assessore, ok? Detto questo, ritorno a quello che interessa ai cittadini, perché queste cose a noi non interessano, interessano i fatti e i suggerimenti che bisogna dare alla cittadinanza. Noi abbiamo chiesto un consiglio comunale aperto perché si è deciso da parte di questi signori di mandare tutto insieme queste tasse, dicendo che era colpa della vecchia amministrazione. Io dico, oggi c'è una nuova amministrazione, c'è una nuova opposizione, confrontiamoci in un consiglio comunale aperto. Un processo decisionale che grava in questa maniera sulle tasche dei cittadini va in qualche modo concertato nel miglior modo possibile. Perché non si è mandato un unico tributo annuale alla volta? Mi rispondono informalmente, perché un consiglio comunale aperto non ce l'hanno ancora concesso, che poi c'era il bilancio armonizzato che veniva in qualche modo intaccato e che quindi per problemi di bilancio dovevano mandare tutto insieme. Va bene, io però mi fermo, come legge pure lui le carte, le leggo pure io. Confrontiamoci, andiamo in consiglio comunale e vediamo se veramente è intaccato questo bilancio armonizzato. I tributi si prescrivono in 5 anni. Tu se oggi mandi il 2013, quel tributo si prescrive nel 2018, il 2014, il 2019, il 2015, il 2020. Perché non facciamo un anno alla volta? Veniamo incontro ai cittadini. Andiamo in consiglio comunale aperto. Facciamo un provvedimento straordinario, ok? Visto che tu devi variare anche il bilancio, perché mi immagino che varierà il bilancio il sindaco con una manovra, prima di fare tutto questo andiamo, e non è un processo demagogico, vogliamo prendere i voti, perché le elezioni voi avete vinto e dovete governare, noi dobbiamo fare l'opposizione, ma vi dobbiamo pungolare. Perché non è che per colpa di chi c'è stato i cittadini ci rimettono in questa maniera di tasca propria. Andiamo nel merito dei problemi, andiamo nello scontro anche duro, ma troviamo le soluzioni. Non volete fare così? Questa sarebbe la via maestra, un anno alla volta. Consentitemi. Non volete fare così? Mi meraviglio che da 5-6 mesi, quando siete stati eletti, non avete visto ancora che c'è un piano B che per me è residuale, però se vogliono continuare su questa strada c'è un piano B. Quale? C'è una delibera di consiglio comunale, la numero 3 del 28 gennaio 2013, che dice direttive per la rateizzazione dei tributi locali dovuti. Allora, dovete sapere che questi amministratori hanno mandato 3 tasse tutte insieme, compresi i suppletivi, lo ripeto, e hanno detto al massimo vi diamo la possibilità di rateizzare in 5 mesi. Poi la settimana dopo hanno visto un poco. C'è un momento anche musicale, quindi. Hanno visto la settimana dopo che un paese è in subbuglio e hanno detto per i commercianti, i professionisti, non so chi, c'è la possibilità magari di attivare un front office per rateizzare meglio. Premesso che c'è sta questa delibera molto chiara, che vi vado a leggere, che prevede la rateizzazione dei tributi locali non in 5 mesi, ma in 18 rate bimestrali, cioè il cittadino può rateizzare da delibera consigliare in 36 mesi, 18 rate bimestrali. Questa è una delibera del Consiglio Comunale che è stata approvata nel 2013, la numero 3.
stabilisce che l'agevolazione del rateizzo può essere concessa al cittadino il cui reddito nell'anno precedente alla richiesta dimostra attraverso certificazione dei SE che non abbia superato la soglia di euro 14.500, fatta eccezione per i pensionati il cui certificato ISE non abbia superato la soglia di euro 20.000. Diciamo che la stragrande maggioranza dei cittadini sarebbero coperti per questa rateizzazione. Perché in 5 mesi? Perché non si è tenuto conto di questa delibera? Applichiamo questa delibera. Fermo restando, per me, per noi come movimento, si dovrebbe adottare la linea di un anno alla volta. Non lo vogliamo fare, non lo volete fare. Sta rateizzazione, ci sta la delibera di consiglio comunale che vige, a meno che non la vogliate revocare. Teniamone conto, che se l'opposizione, credo, costruttiva, quella che dà suggerimenti, quella che dà soluzioni per i cittadini, cioè mica devo dare la soluzione e faccio il mago. Qua ci stanno soluzioni per i cittadini, perché devono pagare in 5 mesi? Ma poi 5 mesi, le rate in 5 mesi, neanche le lavatrici in 5 mesi. Cioè, andiamo incontro ai cittadini, sta scritto 36 mensilità, 18 rate bimestrali. La rateizzazione avrà la seguente graduazione: fino a 200 euro di tassa, nessuna rateizzazione; da 200 a 1200 in 6 rate bimestrali; da 1200 a 2400 in 12 rate bimestrali; da 2400 euro e oltre fino a un massimo di 18 rate bimestrali. Ci vogliamo confrontare? Vogliamo prendere in considerazione questa delibera, consigliare? Per questo abbiamo chiesto il consiglio comunale aperto. Vediamoci nelle sedi deputate, nelle sedi istituzionali, e prendiamo in considerazione gli atti, non i miracoli, gli atti, e mettiamoli in esecuzione. Questo, diciamo, che è un primo punto, credo che stia a cuore dei cittadini, perché le tasse sono una cosa seria. L'amministrazione dice che il comune è in default, è in deficit strutturale, in dissesto, in predissesto. Sicuramente l'amministrazione comunale, come tutte le amministrazioni comunali, guardate, io non devo fare l'avvocato difensore di chi c'è stato prima, perché io stavo contro chi c'è stato prima. Io voglio essere realista. Tutti i comuni, tutti, hanno una carenza di liquidità. Sfido chiunque a trovare un comune con le nuove norme centrali che abbia liquidità. Tutti i comuni stanno senza soldi, ma una cosa è la scarsezza della liquidità e altra cosa è avere debiti che vanno oltre i crediti. Io mi domando e dico: perché il consiglio comunale è stato approvato un bilancio ora fine luglio che non è stato oggetto di alcun emendamento? Hanno approvato un bilancio sic et simpliciter uguale, in maniera identica a quello approvato dalla giunta Zullo, per intenderci, della passata amministrazione. Noi abbiamo proposto degli emendamenti a quel bilancio. Gli emendamenti sono delle modifiche, quelle che dovrebbero interessare i cittadini anche nell'immediatezza, no? Abbiamo proposto l'acquisto di nuove giostrine nei vari parchi pubblici, quelle a norma, però, che non è possibile che chi ha i bimbi piccoli, in primis sono egoista, faccio un esempio, cioè i bimbi piccoli devo andare in qualche parco giochi che prevede tutte le norme di sicurezza, perché i famosi cubotti in maniera sicura, nuove giostrine, magari c'era la possibilità di destinare dei fondi per l'acquisto di queste giostrine, quelle che vogliono, voglio dire, i cittadini. Tecnicamente non si è potuto fare, vabbè, troviamo il sistema insieme, facciamo. Abbiamo fatto un emendamento, lo hanno fatto loro, però non sappiamo ancora il destino, perché non si è votato separatamente in Consiglio Comunale, ma si è votato tutto insieme. Spero che la procedura non sia viziata, però abbiamo ottenuto invece l'ok per la modifica al regolamento, perché abbiamo proposto un wifi, impianto internet senza reti, gratuito in tutto il centro storico, dove tutti i cittadini possono usufruire di questo internet nel centro storico e poi magari via via andando avanti
per coprire tutto il territorio, quantomeno la copertura internet per tutti i cittadini. Credo sia una cosa importante. Perché se il bilancio e il comune in deficit strutturale hanno votato questo bilancio in maniera identica senza neanche proporre un emendamento come l'abbiamo proposto noi? Non lo so, dicono che erano obbligati in questa scelta, era un'unica strada, va bene, ora farete la manovra, spero, perché lo spero, di variazione di questo bilancio. Ma sediamoci, confrontiamoci, troviamo le giuste soluzioni in maniera unanime, anche perché questa è una cosa purtroppo grave. Dovete sapere che, senza andare nel tecnico, il Comune di Sant'Arpino ha uno statuto e un regolamento. Purtroppo lo statuto e il regolamento del Comune di Sant'Arpino prevede che le commissioni consiliari, dove ci sono anche i consiglieri di opposizione, seguano gli assessorati. Per intenderci, al Comune di Sant'Arpino ci sta la commissione consiliare decoro urbano, perché ci sta l'assessore al decoro urbano, e non ci sta l'assessore ai tributi e al bilancio, perché il sindaco ha trattenuto per sé le deleghe. Va bene, non lo so, sarai competente in tributi e bilancio, lo vedremo e lo spero vivamente, però ti abbiamo dato un suggerimento, non ci siamo messi sulla ventina a dire tu, no, abbiamo detto c'è un escamotage istituzionale, ci sta la commissione affari generali che può assorbire la commissione tributi e bilancio, e queste cose qua, oltre che dirle in piazza, le dicevamo in commissione, ci confrontavamo in commissione, state libera della rateizzazione, invece di tediare voi e cercare di recuperare per farvi rateizzare i tributi, ne discutevamo in commissione. No, hanno detto che la faceva la commissione affari generali, non l'hanno fatto. Hanno detto che mandavano a calci nel sedere l'IAB, non l'hanno fatto, se ne devono andare a scadenza naturale del contratto, perché per evitare ulteriori danni che la società di riscossione potrebbe arrecare all'ente. Siamo d'accordo? Io personalmente, quando è stato fatto un convegno qui al Palazzo Ducale per il Comitato Anti-IAP, mi sono presentato e ho offerto loro i miei emendamenti, le mie interrogazioni dell'epoca, in Consiglio Comunale, la scorsa consigliatura, rappresentata dall'assessore dell'EP, perché la società di riscossione faceva errori continui e quindi c'erano le possibili eccezioni da sollevare per una risoluzione anticipata. È stata proprio scartata la ipotesi di risoluzione perché ci sono possibili nuove penali, e quindi per preservare il comune e noi andiamo a scadenza naturale. Sì, però nel momento in cui tu dai questo tributo all'IAP, l'IAP a Sant'Arpino resterà fino al 2020, perché abbiamo ancora l'Equitalia che riscuote a Sant'Arpino, figurandoci l'IAP quando se ne va. Detto questo, fatto quindi questo giusto passaggio sulla Commissione Bilancio e Tributi, dove rinnovo l'invito non polemico a istituire questa Commissione Affari Generali, così discutiamo dei tributi in maniera serena, dura, aspra, però troviamo una soluzione per i cittadini, andiamo ad un altro argomento che è quello della multiservizio. È molto facile dire che oggi, giustamente vi chiedono le tasse, dici, ma che è? Sta aperto un carrozzone politico dove stanno gli amici degli amici, quindi si fa macelleria in questo senso sociale. Dici, io pago le tasse, teniamo aperta la multiservizi che è un colabro, è facilissimo, è facile. Qua il problema è di responsabilità, vogliamo essere responsabili. Noi abbiamo chiesto un consiglio comunale aperto sulla multiservizi. Perché? Allora, innanzitutto, se si chiedono, come è stato fatto, solo i debiti che ha la multiservizio a chi di dovere, cioè al legale rappresentante, al dottore Carfora, vuol dire che non ci si crede in questa multiservizio e si dice spassionatamente, vabbè, fammi l'elenco dei debiti perché io devo dimostrare a Giaiur questa multiservizio. Io invece sono di un'altra opinione. Oltre ai debiti, tu devi chiedere anche i crediti che ha la multiservizio. La multiservizio sicuramente non eccellerà per dei servizi, scusate il gioco di parole, ma ha grosse potenzialità per altri. C'è la possibilità, se si dà liquidità alla multiservizio, e vi spiego come forse,
di farla decollare la multiservizio, ma soprattutto evitiamo di fare macelleria sociale, perché se si dice che si vuole garantire i livelli occupazionali, vediamo come, cioè spostandoli sulla ditta dei rifiuti, si finisce di prendere in giro questi operai, perché sostanzialmente non c'è la possibilità tranquillamente due o tre mesi dopo, un anno dopo, di licenziarli a questi operai. Cioè, per me non è un percorso serio, percorribile. Io sono di un'altra opinione, visto che il dirigente del comune di Sant'Arpino, che ha la responsabilità dell'area della multiservizi, Vito Buonome, ha certificato in consiglio comunale, quando facevo il consigliere comunale, dove c'è stato un consiglio comunale aperto ad hoc sulla multiservizi, che il comune di Sant'Arpino ha dei debiti, cioè deve pagare la multiservizi per euro 170.000 per lavori extracontrattuali, perché ci sono dei contratti tra il comune e la multiservizi, mentre il revisore dei conti della multiservizi, il dottore Ratto, dice che invece questi crediti che la multiservizi ha nei confronti del comune sono di 700.000, questo parliamo di 7-8 mesi fa. Io, da consigliere comunale, sentendo questo dall'assessore, ho chiesto che si andasse in consiglio comunale e si facesse venire il responsabile del comune e il responsabile contabile della multiservizio, perché ci dovevano far capire perché c'erano queste distanze, e nell'ipotesi capire se ci fosse la possibilità di trovare una transazione, una giusta transazione, dove si dà liquidità alla multiservizio, si fa decollare la partecipata, si garantiscono i livelli occupazionali e si levano dei servizi da mezzo che non riescono a fare, ma se ne danno altri, lampade votive al cimitero, dove si possono far lavorare questi operai anche per questi servizi. I cittadini risparmierebbero, perché non è possibile che poi per le lampade votive c'è un canone, lasciamo stare, è frutto di mie interrogazioni, interpellanze per le lampade votive, si è bloccato tutto e poi ora non so che quale sarà l'orientamento, precedente consigliatura. Io invito a tenere in considerazione questi nostri suggerimenti per la multiservizio. Dovete sapere che la multiservizio da contratto, se non lo sanno, da contratto prende per i contratti che sono stati sanciti tra l'ente e la partecipata un 20% di utile. Cominciamo a levare questo 20% di utile e scendiamo con questa quota che il comune deve dare alla multiservizio e troviamo una transazione. Abbiamo fatto, io non facevo parte della commissione, però ero consigliere comunale e ci sono anche consiglieri di maggioranza, assessori di maggioranza che facevano parte di quella consigliatura, 14 commissioni sulla multiservizio per cercare di salvarla. Oggi con un tratto di penne si dice basta, turim, perché chi se sta chi ne ripete, andiamo avanti, vado in piazza, dico che stanno i debiti, ma confrontiamoci, consiglio comunale aperto, posizioni politiche precise, analisi seria del problema, proposte, suggerimenti e poi ognuno ovviamente decide, nella fattispecie loro che sono maggioranza, però confrontiamoci. Altro problema, si è detto sempre qui che i dipendenti, i dirigenti comunali, guardate, io non devo fare la difesa di nessuno, come in tutte le categorie, i dipendenti comunali, gli avvocati, gli operai, ci stanno i buoni e i cattivi, i lavativi, però i dirigenti comunali, i dipendenti comunali sicuramente cercano di fare quello che è nelle loro possibilità, quello che è nelle loro potenzialità, magari vanno formati, vanno incentivati. Sparare a zero così non mi sembra il caso, anche perché, ma proprio è per, voglio dire, anche un fatto utilitaristico, questi devono collaborare con te, non ti devono remare contro. Cioè tu hai azzerato, tu amministrazione, tu sindaco, hai azzerato tutti i dirigenti dell'epoca, perché hanno combinato qua insieme agli ex amministratori e quant'altro, li ha confermati tutti. Perché? Perché gli strumenti normativi non lo consentono, evidentemente, però li ha confermati tutti. Allora io invito veramente, come clima, io l'altra volta non vado al comune da Parigi, l'altra volta sono salito al comune, c'è un clima così cupo, c'è un clima così, non lo so, cioè, ma se io mi candido a fare l'amministratore devo stare pure sereno, ci stanno i problemi, però se non li affronto in maniera anche serena non faccio bene.
cioè dirigenti, ma sono stati confermati. Addirittura, lo ripeto, il dirigente della multiservizio ha detto che c'ha solo 170.000 euro di crediti la multiservizio in confronto al comune in quella sede. Poi è stato confermato. Richiamiamolo e vediamo quanti sono questi crediti. Troviamo una transazione. Potenziamo i servizi e salviamo questa multiservizio. Che se la facciamo lavorare come diciamo noi, tutti, opposizione, maggioranza, può essere un fiore all'occhiello questa multiservizio. Credo che sia una cosa equilibrata da proporre, saggia, e riguardi la vita anche di parecchie famiglie sant'arpinesi. Bene o male ci conosciamo tutti a Sant'Arpino. Io non lo devo dire che ho stima del sindaco, che lo è, come immagino che sia reciproca la cosa, ma qual è il problema di una collaborazione istituzionale? Invece di dire tu, prima, dopo, durante, alza il telefono. C'è sta l'ex assessore, ti può dare una mano, ti può dare un giusto suggerimento. Questo è il clima collaborativo. Se ci stanno questi grossissimi problemi, urge una collaborazione istituzionale, urge. Vieni qua, io non devo fare il difensore della tesoreria del comune di Sant'Arpino, vieni qua, dico, a tesoreria gli devo fare un cuore così. Scusate, voi avete un conto corrente in banca, ci sta il comune, equipariamolo a un imprenditore, no? Chiede un'anticipazione all'imprenditore, ma a banca, voi uscite fuori una volta che prendete l'anticipazione, dite che è una ladra, che gli devo fare il cuore così, no! Boh, arriva, cioè trova le formule giuridiche, se non ti fidi della tesoreria, e risolvi il contratto. Anche perché la tesoreria ti ha anticipato, mi risulta, 700-800.000 euro che deve rientrare. Non vorrei che sta infornata di tasse che ha mandato, alla fine si piglia sulla tesoreria che deve rientrare. Allora io in questo senso dico, teniamo un po' i toni più calmi, collaboriamo, perché i cittadini ce vanno per sotto, non noi. L'IAP, un inciso, ci stanno grossi evasori, non dimentichiamoci che un evasore è una cosa e chi ha un contenzioso nei confronti dell'IAP è un altro. Voi avete suggerito di fare ricorso contro l'IAP se c'erano i difetti, ma dei non detti ci stanno evasori insospettabili, ma distinguiamo chi fa, chi ha il contenzioso, chi è evasore, chi non se lo può permettere, chi è indigente, chi non ha i soldi da mettere per mettere il piatto a tavola, da chi non può pagare le tasse perché è un furbo. Altra cosa, sempre da responsabili quali siamo, abbiamo chiesto a norma dell'articolo 62 dello statuto del regolamento del Comune di Sant'Arpino, che lo prevede, una commissione consiliare speciale terra dei fuochi. C'è la possibilità di istituire una commissione speciale terra dei fuochi, ci abbiamo le giuste competenze, ci abbiamo il problema. Fortunatamente Sant'Arpino nello specifico, non voglio fare gaffa, ma nello specifico non vive direttamente, ma indirettamente lo vive il problema del rogo, perché si accendono a Succiva, a Caivano, a Gricignano, al Comitato Puzza, all'Ecotransito, l'aria che respira ogni singolo cittadino, riguarda anche i sant'arpinesi. Che cosa significa la Commissione Speciale Terra dei Fuochi? La Commissione Speciale Terra dei Fuochi significa istituzionalizzare il problema, portarlo in Consiglio Comunale. Se a Sant'Arpino, come nei paesi limitrofi, ci stanno professionisti che possono dare una mano, ci si può organizzare con la vigilanza, possiamo fare uno studio di fattibilità, sensibilizziamo il cittadino, perché pare che è un problema lontano, ma è un problema che riguarda tutti. Non ci hanno risposto. Siamo andati in Consiglio regionale perché Sant'Arpino al centro ha fatto un'audizione alla Commissione Speciale Terra dei Fuochi regionali per essere sentito. Siamo andati là, Sant'Arpino doveva avere 30.000 euro, non si erano attivati, li abbiamo sbloccati, ci siamo seduti e abbiamo detto: Sant'Arpino è nel patto della Terra dei Fuochi, deve avere 30.000 euro, vi servono questi documenti, sì signore. In quella sede il comune non è venuto, ha delegato il dirigente, si è presentato e ha detto che ha trovato altre formule organizzative per affrontare il problema terra dei fuochi. Va bene, detto questo,
al protocollo d'intesa dei sindaci dell'altro, va bene tutto, ma noi non possiamo fare guerra, noi stiamo cercando di trovare insieme a voi i giusti suggerimenti. Siamo andati in regione, abbiamo sbloccato 30.000 euro che servono per 9 telecamere, videocamere in 4 siti diversi del comune di Santa Rosa. Abbiamo fatto una cosa sbagliata? Non credo proprio. È quello che si aspetta la cittadinanza come opposizione, come maggioranza, come dite voi, basta che facciamo qualcosa. In questo senso ci siamo presi questa briga, sempre nell'ottica del favore dei cittadini, mettendo Sant'Arpino al centro. Credo che abbiamo tracciato un po' le linee con questo comizio del nostro movimento, quali siano le caratteristiche del nostro movimento, sicuramente non la polemica, ma la voglia di fare nelle giuste posizioni, facendo l'opposizione. Il PUC è stato adottato dalla vecchia amministrazione in giunta un PUC, da 5 mesi, nulla, il nulla. È stato sbloccato un provvedimento, a me non interessa giusto o sbagliato che sia, non è possibile che per parlare di urbanistica noi poniamo un quesito sul futuro urbanistico del comune di Sant'Arpino e non poniamo quesiti giuridici, che l'avvocato lo faccia in tribunale, noi facciamo la politica, noi poniamo dei quesiti politici. Non è possibile che ci risponda l'avvocato Compagnone, responsabile dell'urbanistica dell'epoca, a un nostro quesito politico. La posizione della maggioranza, dell'amministrazione, qual è? Confrontiamoci pubblicamente, invito il sindaco a fare un comizio pubblico, insieme ci confrontiamo in maniera seria e ci scambiamo delle opinioni aspre, basta che troviamo le soluzioni, confrontiamoci. Il futuro urbanistico di Sant'Arpino è importante, consiglio comunale aperto, che ti dobbiamo chiedere più? Confrontiamoci, dacci una risposta. Dacci una risposta, ci confrontiamo nella giusta correttezza istituzionale, fermo restando i ruoli di opposizione e di maggioranza. Dovete governare, anzi lo dovete fare bene, non vi intralceremo se lo farete bene, però bamba pungolà se lo facete malamente, scusate. Ci sono altri e tanti argomenti da sviluppare. Noi abbiamo un obiettivo, quello che questo appuntamento sia periodico, no tra 3 mesi, 4 mesi a gennaio, anche il mese prossimo. Speriamo che veramente ci si instauri un clima collaborativo e istituzionale, a partire dalla richiesta di consiglio comunale aperto che riguarda l'IAP, si possono affrontare quei problemi e la multiservizi, come tanti altri problemi che riguardano i santarpinesi. Ripeto, facciamo comunità, c'è stato questo evento atmosferico, non appena si farà la stima dei danni in maniera seria, in maniera legale, stringiamoci, abbiamo già dato prova di solidarietà per i paesi terremotati, ora tocca a noi, il nostro paese, vediamo di far risollevare in maniera celere e certosina il cimitero comunale. Buona domenica e grazie a tutti.